Dalle indagini che noi svolgiamo da circa 5 anni emerge un quadro, quest'anno un chiaroscuro rispetto agli anni scorsi. In realtà, la sensibilità rispetto a questo tema è abbastanza latente, il sentimento di chi compra e chi vende è un po' incerto rispetto a quale possa essere l'effetto di riqualificare il proprio immobile oppure avere un immobile efficiente dal punto di vista energetico sul prezzo di vendita. Questo è collegato a vari aspetti, aspetti sociali, culturali, del nostro modo di intendere la proprietà e anche di intendere quello che noi andiamo a vendere. In realtà il mercato dovrebbe spingere verso una variabili che sono quelle del comfort, della qualità, del vivere all'interno dell'immobile, che si affiancano a quella della qualità visiva oppure della posizione. E rimane sul mercato circa un 60% di immobili di classe G. Noi ricordiamo che siamo un paese in cui non si costruisce tantissimo, ma buona parte del mercato è collegato a immobili esistenti, che si fa molto più fatica a rendere di classi elevate rispetto ad altri immobili. In realtà c'è necessità di un grosso sforzo dal punto di vista dell'informazione da parte di tutti gli attori del mercato, in modo tale da creare una domanda evidente da parte di chi vende e di chi compra rispetto a questa variabile. Il 65% di detrazioni fiscali per la riqualificazione e il 50% per interventi che non sono di natura energetica, comunque sono una leva importante, soprattutto per chi acquista anche una prima casa, e può permettersi a questo punto di fare un investimento maggiore rispetto a un investimento fatto senza incentivi. Addirittura adesso, con l'ultima finanziaria, abbiamo degli interventi che vanno sull'intero condominio, quindi questa cosa e addirittura riqualificare non soltanto l'immobile, quindi la proprietà immobiliare singola, ma riqualificare l'intero condominio. Questo dà ancora più valore sia dal punto di vista energetico, ma anche sismico, dà ancora più valore alla proprietà, quindi rende più sicuri, si vive meglio e soprattutto il valore è maggiore. Noi riteniamo che l'agente è importante perché trasferisce l'informazione sia direttamente nel momento in cui stimola il cliente, dall'altra parte anche nella comunicazione che fa. Io ho visto che negli ultimi tempi una pubblicità in cui si citi la classe energetica, in cui si mostri quali sono i vantaggi, questo si fa per beni di pregio ultimamente, quindi si utilizza. Però se questo si facesse anche per tutti gli altri beni, chiaramente questo indurrebbe un bisogno da parte di chi va ad acquistare e lo spingerebbe verso uno. Quindi noi riteniamo che l'agente immobiliare in tutta la filiera immobiliare sia fondamentale, sia centrale, sia per la comunicazione, sia perché può trasferire questo valore all'immobile che vende. Benissimo, grazie. Grazie.